L'empholess one. Smartwatch con 1 GB di RAM, processore quad-core MediaTek 1.3 GHz, Android 5.1, fotocamera HD da 2 megapixel posta sul lato, 16 GB di memoria ROM, sensore per la misurazione del battito cardiaco, slot per alloggiamento della SIM in modalità 3G. Questo è uno smartwatch di tutto rispetto, l'ho provato alcuni giorni e nella confezione, diciamo, c'è il telefono e la basetta alla quale si collega il micro USB che va alloggiata sotto lo smartwatch. Ci sono dei contatti, l'innesto è a calamita. Qui. Innesto a calamita. Praticamente è un Android a tutti gli effetti. Ha parecchi skin che si possono modificare, ne abbiamo vari, ecco per esempio questo qui, sono alcuni preimpostati, altri si possono scaricare, quindi premendo, pigiando il tasto più, quindi si va in modalità download e si scaricano altri. Diciamo altri skin da inserire. Io personalmente preferisco, diciamo, questo. Ecco, questo è quello che preferisco. Quello colorato quando devo fare un po' più di scena e quando muovi l'orologio e si accende il display. Abbiamo la modalità tutto schermo full. Small, praticamente con questa modalità andiamo a visionare per quanto riguarda ad esempio il browser o se apriamo un'applicazione qualunque che può essere ad esempio YouTube, la vediamo in questa modalità rettangolare, mentre se mettiamo in modalità full annulla, vediamo a tutto schermo. L'abbiamo visto. Dunque, allora potete installarci varie applicazioni. Io, ad esempio, c'è installato WhatsApp. Non so se qualche volta vi va di vedere un po' di televisione, ce la farà riprodurre. Vediamo. Riproduci. Diciamo, è molto fluido, è come telefono, è molto duttile nell'utilizzo. Ecco, ci sono vari caricamenti che praticamente sta caricando i canali dell'applicazione qua aperto. Volevo farvi vedere ad esempio YouTube. Ad esempio, apriamo YouTube e non lo so, riproduciamo un canale, ad esempio, sulla riproduzione della Daiyu e possiamo proiettarla sullo schermo, vediamo un po' se ce la fa a proiettare sullo schermo insomma, la trasmissione. Eccola qui. Ce la farà. Diciamo, ha 1 GB di RAM, però è abbastanza fluido e veloce nei movimenti, quindi ecco qui, questa è la Daiyu bici elettrica, quindi
è un Android a tutti gli effetti, e praticamente possiamo riprodurre sulla televisione, insomma, qualsiasi cosa. Abbiamo il Play Store, Google Maps, possiamo quindi utilizzare il navigatore che ci appare a tutto schermo, il meteo, salute con misurazione del battito cardiaco e pedometro, quindi misurazione dei passi che facciamo durante la giornata. Il telefono è dotato della funzione cercami, abbiamo file manager, registrazione suoni, può essere utilizzato anche come telecomando, musica, galleria. Ecco qui il menu della musica, mi dice attualmente la music, mi sa che qualcosa c'era. Sì, c'era qualcosa, quindi fotocamera. Andiamo ad aprire un po' la fotocamera, vedere cosa riprende. Ecco, questa è la televisione. Una lampada, insomma, sono alcune foto che ho fatto. E il telefono è abbastanza vistoso, dotato anche di un bel tasto rosso sulla sua parte destra. È veramente comodo da indossare. L'autonomia, diciamo che ho utilizzato per una giornata intera e la batteria c'era ancora, però non sono stato sempre a navigare, ho fatto un uso normale, cioè ci lavoravo, poi lo utilizzavo un po', poi mettevo Google Maps, un po' di musica, poi qualche ora senza far niente, un po' di WhatsApp, diciamo che è abbastanza efficiente nel calendario di Google. Remote control, impostazioni. Allora, apriamo questo menu. Questo menu a tendina ci indica la carica. Guardate, martedì 12 giugno, sono mezzanotte e 44 minuti. La ricezione 3G, in questo caso è a due tacche. Diciamo che la wind qua che va benissimo. Abbiamo la funzione GPS, togli e metti, wifi, ora è connesso al wifi, bluetooth, luminosità, che in questo caso è media. Possiamo regolare media, massima e minima, modalità aereo, connessione dati, contatore dei passi. Insomma, come telefono, devo dire, mi sono trovato veramente bene. Poi io ho praticamente difficoltà ad indossarlo perché, diciamo, al polso ho anche l'Amazfit Bip e sono costretto a mettere uno a destra e uno a sinistra perché mi piacciono tantissimo. Uno è uno smartwatch, questo, e l'altro è uno sportwatch. Questa non è una recensione sull'Amazfit Bip, ma bensì recensione del Lenovo Less 1. E niente, che dire, il telefono, sì, lo smartphone, l'orologio smartphone è veramente completo, compatto e non si blocca mai. Devo dire che l'ho utilizzato un po' assiduamente, aprivo e chiudevo le applicazioni, non ho trovato mai dei bug, delle situazioni, insomma, tale da farlo essere un telefono cinesone, cioè il telefono di qualità, ve lo posso assicurare. Mappa, insomma, non voglio tediarvi più di tanto. Questo è il telefono e io l'ho acquistato veramente con piacere. E c'ho anche l'applicazione della My Dayu, della Dayu. E quindi
dove monitoro i chilometri, il percorso, insomma. È un telefono che vi consiglio di acquistare e di farne un ottimo utilizzo, soprattutto ora che c'è l'estate, un po' di musica con una bella cuffietta Bluetooth, qualche foto che facciamo di nascosto con questa fotocamera da 2 megapixel in HD e la condividiamo su WhatsApp, insomma. È sicuramente una figata quest'estate avere questo telefono. Mi divertirò tantissimo sicuramente. Con questa vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti, questo è il Lemfo Less 1.